Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. La settimana scorsa abbiamo parlato di come il conflitto all'interno di una campagna non deve semplicemente diventare più difficile, ma deve anche evolversi per mutare costantemente e prevenire in questo modo la noia da parte dei giocatori. Questa settimana andiamo avanti su quell'argomento, quindi non starò a ripetermi. Se dovete ancora recuperare il video, vi lascio un link qua sopra, guardatelo perché se no non capite di cosa parleremo questa settimana. Se la settimana scorsa ci siamo tenuti sul generico, questa settimana scenderemo un po' più nei dettagli e cominciamo a vedere quali sono i possibili problemi che portano alla mancata evoluzione del conflitto. Nello specifico, avete visto il titolo del video, questa settimana parleremo di Villain Decay, che potremmo tradurre in italiano come decadenza dell'antagonista, ma sarebbe in realtà più corretto tradurre come il cattivo è andato a male. Si parla di Villain Decay in quei casi in cui all'inizio della campagna ai giocatori viene presentato un antagonista che viene descritto come estremamente potente, se non addirittura invincibile, ma che essendo un personaggio ricorrente, alla fine viene ogni volta presentato come estremamente potente, se non fosse per il fatto che poi i giocatori lo sconfiggono, magari anche abbastanza facilmente, lo mettono in fuga, solo per poi vederlo ritornare, essere nuovamente sconfitto e fuggire di nuovo. Questo in pratica fa in modo che quell'antagonista che sia stato presentato come invincibile, in realtà sembra povero idiota ridotto a macchietta dei cartoni animati. In pratica, l'antagonista non è più visto come una reale minaccia credibile per quanto riguarda l'avventura, ma più che altro una sorta di fastidio o barzelletta ricorrente della campagna. Non è una cosa che si verifica esclusivamente nel gioco di ruolo, eh. Qualsiasi forma di narrazione seriale con un antagonista ricorrente può ricadere nel Villain Decay, che sia un romanzo, un film, una serie di telefilm o proprio una serie di cartoni animati. Se volete, abbiamo notevoli esempi, citiamo Rita Repulsa, Cobra Commander, l'Impero Stellare Romulano. Chiunque fossero quei tipi che ce l'avevano con Capitan Planet e ovviamente Abaddon the Armless. Il motivo fondamentale che porta un cattivo ad andare a male è quasi sempre il fatto che viene contemporaneamente sia presentato come l'unica minaccia credibile all'interno dell'ambientazione, sia che gli viene data una motivazione che se lui riuscisse a portare a termine, se lui riuscisse a conseguire il suo obiettivo, quello che succederebbe è che la storia terminerebbe immediatamente. Se i giocatori sono la squadra di supereroi che deve difendere la città e l'antagonista è il super cattivo che vuole radere la solo, l'unico possibile finale per ogni quest è quella che il super cattivo fallisca e scappi, perché qualunque altra cosa porterebbe a far terminare la quest. Se il super cattivo vincesse, la città sarebbe rasa al suolo e non ci sarebbe più niente che i giocatori devono difendere. E se i giocatori riuscissero a catturare, imprigionare o ammazzare il super cattivo, la città non sarebbe più in pericolo e quindi non ci sarebbe bisogno che venisse difesa. Una premessa del genere rende appunto l'unica possibile soluzione per il master quella di fare in modo che l'unico possibile esito della quest sia che il cattivo perda, ma scappi.
La cosa poi magari può anche venire esasperata dal fatto che l'unico modo che il cattivo ha per portare a termine il suo scopo e perseguire la sua motivazione sia lo stesso e sia scontato. Il signore del male ha le sue truppe del terrore, manda le sue truppe del terrore ad assaltare il villaggio. Queste vengono sconfitte, lui giura vendetta e nella prossima quest lui rimanderà le truppe del terrore ad assaltare un altro villaggio, facendo in modo che dalla parte dei giocatori sembri di giocare infinitamente sempre la stessa quest. Ora, se questa è il tipo di struttura che state attivamente cercando per la vostra campagna, il discorso può anche finirsi qui. Non è una struttura intrinsecamente negativa, ci sono un sacco di opere letterarie, come abbiamo detto, che si basano su questo, e magari è proprio quello il genere di opera a cui voi state attingendo come atmosfera per la vostra campagna. Batman è dagli anni 40 che continua a riempire di botte lo stesso gruppo di poveri psicotici per metterli in manicomio, per poi vederli fuggire dal manicomio e riempirli di botte nuovamente. E non si può dire che le storie di Batman non abbiano avuto successo. Se invece volete evitarlo, ricordatevi che siete voi, in quanto il master, a introdurre l'antagonista, stabilire quali siano i suoi metodi e soprattutto le sue motivazioni. Quindi siate furbi e introducete un antagonista la cui motivazione o cui metodi non vi facciano correre il rischio di chiudervi nel loop infinito del Villain Decay. Abbiamo già accennato qualcosa nel video precedente, ma scendiamo nel pratico, diamo alcuni consigli diretti. Per prima cosa, fate in modo che l'obiettivo del vostro antagonista non sia antitetico al proseguimento della campagna. Fate in modo che quello che l'antagonista vuole, sia che lo ottenga, sia che non lo ottenga, non porti alla chiusura sistematica della storia una volta che l'ha ottenuto. Fate in modo che lui abbia più opzioni e più strategie possibili per ottenere il suo obiettivo. Se state progettando magari una campagna veramente lunga, una campagna che duri anni con dozzine di incontri con l'antagonista, potrebbe anche essere una buona idea, invece di avere un singolo antagonista, presentare l'antagonista come un'intera organizzazione composta da più individui diversi, ognuno dei quali ha i suoi scopi, i suoi obiettivi e i suoi metodi per ottenerli diversi tra loro, e soprattutto che non facciano il favore agli avventurieri di entrare in scena uno per volta. Il signore del male non sarà il tiranno assoluto che manda le sue armate per conquistare l'intero reame. Il signore del male sarà il leader, magari un capo di stato, che invia le sue armate per conquistare una regione del reame. In questo modo, anche se dovesse vincere, ci sarà comunque dell'altro reame che i giocatori possano continuare a difendere. E non sarà da solo nel fare quello che fa, magari lui sarà a capo di questa organizzazione, di questo governo malvagio, ma avrà un generale malvagio che effettivamente persegue una conquista militare con eserciti, armate e cose del genere. Ma magari avrà anche un agente segreto malvagio che ha una rete di spie e sabotatori e un uomo politico malvagio, un industriale malvagio che finanzia le cose, corrompe altre persone e cerca di destabilizzare la politica e l'economia della regione. Magari a loro volta ognuno di questi avrà sotto di lui dei luogotenenti con motivazioni e metodi ancora più specifici, ma comunque se questi vari aspetti dell'antagonista agiscono di concerto, le cose per i giocatori continuano a essere interessanti indipendentemente dagli esiti. Effettivamente, scontrarsi fisicamente contro il generale malvagio, ucciderlo e mettere in fuga le sue armate rovinerà i piani militari dell'organizzazione antagonista,
Ma al contempo queste cose potrebbero essere usate dall'uomo politico malvagio a suo vantaggio. Potrebbe dire agli abitanti del regno come: ah, avete visto questi eserciti malvagi? Sembravano tanto pericolosi, ma in realtà sono soltanto dei falliti. Non ha senso che spendiamo così tanto in difesa. I problemi sono ben altri, signora mia. E l'uomo politico malvagio non potrà semplicemente venire affrontato e ucciso in battaglia. Anzi, se i giocatori si limitassero a ucciderlo, questo probabilmente metterebbe l'opinione pubblica contro di loro. Dovranno prima dimostrare che quell'uomo politico è malvagio e corrotto. E a farlo verranno ostacolati dall'agente segreto malvagio e la sua rete di spie che cercheranno di assassinare il party o di screditare il party a sua volta davanti all'opinione pubblica. Con una struttura del genere, ogni mossa dell'antagonista potrebbe richiedere diverse quest ai giocatori per essere contrastata. E magari non è necessario che loro debbano necessariamente vincere ognuna di queste quest, anzi, queste quest potrebbero essere presentate come esclusive l'una alle altre. I giocatori vengono informati di tre attacchi dell'antagonista, ma loro non sanno qual è quello vero, qual è quelli falsi dati dall'agente segreto malvagio. E non sanno neanche se effettivamente potranno vincere o perdere questi scontri. In questo modo, anche se i giocatori vincono, ma anche se i giocatori perdono, la tensione rimarrà alta perché loro dovranno essere costantemente sul chi vive, perché non sanno effettivamente quali saranno le possibili conseguenze delle loro scelte. Tutto questo non solo terrà sempre i giocatori sul chi vive perché non sapranno che cosa dovranno effettivamente aspettarsi dall'antagonista di quest in quest, ma avrà anche lo scopo più alto di farli sentire effettivamente all'interno di una storia più grande, di un mondo più vasto che continua ad agire intorno a loro, ma che è influenzato alle loro stesse azioni. La parte importante è proprio questa, fate attenzione, l'antagonista deve essere influenzato dalle azioni che i giocatori hanno intrapreso durante le quest e le azioni che i giocatori hanno scelto di fare dovrebbero avvicinarli o allontanarli di volta in volta dal loro scopo finale, cioè la sconfitta dell'antagonista. Invece di presentare l'antagonista come invincibile per poi vederlo qualche sessione dopo scappare giurando vendetta, iniziate la campagna presentando l'antagonista come invincibile, perché in effetti lo è. Le prime missioni dovrebbero vedere i giocatori pesantemente in difficoltà. Non necessariamente i giocatori dovranno perdere sempre contro l'antagonista, ma le loro vittorie dovrebbero essere presentate come, per quanto eroiche, relativamente poco significative e poco influenti del grande piano generale. Magari sono riusciti a difendere il villaggio alle truppe del terrore, ma il resto della regione intorno è stato conquistato, quindi ora non possono far altro che evacuare i superstiti all'interno di una zona più sicura. Magari sono riusciti a salvare la loro astronave dall'attacco a sorpresa dei pirati spaziali, ma il resto della loro flotta è stata distrutta e quindi ora loro si ritrovano con una singola astronave contro l'intera flotta. Man mano che la quest prosegue, ognuna delle piccole vittorie del party avrà un effetto cumulativo sul le azioni del possibile antagonista. I giocatori hanno sconfitto il generale malvagio. Questo non verrà sostituito da un generale malvagio ancora più forte nella quest successiva. Anzi, il generale malvagio era il generale malvagio proprio perché era la persona più competente e migliore per ricoprire quell'incarico. Il suo sostituto probabilmente non sarà all'altezza, sempre ammesso che sia effettivamente possibile
recuperare un sostituto in breve tempo. Una volta sconfitto il generale malvagio, le truppe del terrore avranno un notevole calo dell'efficienza. Ovviamente questo, come abbiamo detto, verrà compensato da altri membri dell'organizzazione malvagia. Adesso che i giocatori sono dimostrati effettivamente in grado di rovinare i piani del Signore del Male, l'agente segreto malvagio manderà le sue spie a cercare di assassinarli. Però una volta morte le spie, l'organizzazione malvagia avrà anche notevoli difficoltà a recuperare intelligence, dato che quelli che spiavano adesso sono morti. E tutto questo porterà sempre ad avere un maggiore impatto sull'organizzazione malvagia. Se dopo una serie di sconfitte, magari qualche membro minore del team del male comincerà a pensare che forse è il caso di abbandonare la nave prima che affondi, causando ulteriore confusione nelle file dell'antagonista. Ci saranno anche quelli che rimangono fedeli, potrebbero avere problemi a portare avanti le proprie missioni. L'uomo politico corrotto, senza le spie che facevano sabotaggi, potrebbe avere problemi a trovare delle cose su cui fare propaganda, o magari potrebbe essersi aperta una falla nella sua copertura che i giocatori potrebbero usare per smascherarlo. Una volta smascherato l'uomo politico corrotto, l'opinione pubblica passerà dalla loro parte e loro si ritroveranno ad avere alleati che non pensavano di avere. Diciamo che dopo un secondo atto in cui ogni piccola vittoria dei giocatori ha avuto un effetto cumulativo, portandoli sempre più vicini al cuore dell'organizzazione, all'inizio del terzo atto le cose gli saranno messe così bene per via delle loro piccole vittorie che il signore del male vero e proprio adesso è diventato vulnerabile. Adesso che i giocatori possono passare all'attacco, dovranno sicuramente impegnarsi, ma una volta arrivati al signore del male, messolo con le spalle al muro, quello non sarà più l'ultimo boss di una lunga catena di incontri, ma sarà qualcosa che i giocatori si sono meritati e sentono di essersi guadagnati tramite le loro azioni. Già solo il fatto di essere riusciti a mettere le mani sul Signore del Male, grazie a quello che hanno fatto loro e non semplicemente perché era l'ultimo boss in programma, li renderà orgogliosi di quello che hanno fatto. Lo scopo di una campagna alla fine è proprio questo: fare in modo che le azioni e le scelte dei giocatori abbiano un impatto e vadano a modificare il mondo di gioco in maniera organica, non quello di far affrontare ai giocatori una serie di situazioni come se bisognasse mettere una serie di spunte su un elenco di cose da fare in un gioco. Ovviamente non è che evitando il Dylan Decay allora la vostra campagna diventerà perfetta, però almeno è un inizio e almeno si darà ai giocatori un antagonista che loro stessi saranno orgogliosi di aver sconfitto e battuto, anche se magari altri aspetti della campagna sono gestiti peggio. Comunque di questo parleremo poi in altri video più avanti. Diciamo che per questo video è tutto, ora la parola sta a voi. Scrivetemi sotto nei commenti come voi avete fatto a evitare il Villain Decay o se non siete riusciti a evitarlo, quando è che ve ne siete accorti. Come sempre, scrivete anche se avete eventuali domande, dubbi, perplessità. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo per crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.